Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con Piana Stampa, la rassegna stampa di Inquieto Notizie. Oggi, lunedì, in versione particolarmente breve perché gran parte dello spazio è dedicato allo sport. Cominciamo subito sfogliando le pagine di Calabria Ora, il quotidiano diretto da Piero Sansonetti, titola Partito Democratico, tutti contro tutti. Restano in campo 5 candidati alla segreteria regionale. Per il momento l'unità nel PD calabrese rimane solo un miraggio. Pagine della Piana nel suk dell'ospedale tra aggressioni e attese. Polistena, viaggio dentro il Santa Maria degli Ungheresi. Ancora pagine della Piana, su Taurenzi navighiamo a vista, PedA punta un nuovo piano dei trasporti e glissa sulla possibile riapertura. Non bisogna forzare i tempi, la linea Gioia Palmi deve essere messa in sicurezza, servono interventi straordinari, dice il membro del CDA di Ferrovie della Calabria per il recupero del ponte sul fiume Petrace. Questa punto la lunga intervista fatta da Francesco Russo. Basta con gli sprechi, si investa in sicurezza. Torrenova, FLI sprona Romeo su progetto di videosorveglianza. Gioia Tauro, un centro di aggregazione dedicato ai diversamente abili e sempre Gioia Tauro. A lezione con la Croce Rossa e Arcigay contro pregiudizi e omofobia. Pagine della Sport, Asi Sport scoppia la festa, trionfo della formazione giovanissimi di Torrenova che in finale ha superato la giovanile rizziconese. E ci sono le foto di tutti i componenti della rosa dell'Asi Sport. Gli allenatori, Cecinni e Legato, soddisfatti della splendida stagione. Ci abbiamo creduto sino all'ultimo e siamo stati bravi a battere tutti nei playoff. Pagine di Gazzetta del Sud, altre forti scosse, trema tutto il nord. Non vi sono notizie che riguardino la Piana nella prima pagina di Gazzetta del Sud, quindi andiamo all'interno. Polistena, bilancio IMU, confronto in piazza. L'Assemblea invia l'Italia, utile palestra di confronto. Il primo cittadino, questa è democrazia. Tripodi respinge le critiche, anche dure, e difende l'operato della Giunta. Sulla destra Rezziconi, Carlo Mazzù propone percorsi di riforma e moralizzazione. Mazzù è il candidato a sindaco del PD. Torrenova, FLI, allarme sociale, si investa nella sorveglianza. Angela Napoli e Aldo Spanò a testa bassa contro l'amministrazione. Palmi, il PD non fa sconti a Barone, una raffica di critiche e proposte. I giovani Ranuccio e Surace avvertono, siamo diversi. Sinopoli, un 23enne incontrato a San Paolo, coltivava canapa indiana, arrestato in flagrante. Ascido, a 25 anni dalla scomparsa, scuola, la sala convegni sarà intitolata a Tornatora. Pagine del quotidiano della Calabria, Calabria, digitale terrestre al via. Si comincia oggi dallo Ionio, domani Cosenza. Il calendario regionale completo. Costi e strumenti adeguati, guida all'acquisto contro le speculazioni. Il completamento di tutta l'operazione avverrà entro il 15 giugno. Fondo pagina, caso Pioli, solo silenzio a 100 giorni dalla scomparsa. Nessuna traccia del corpo né del presunto assassino. In carcere il fratello, la madre e il cugino della donna che amava. Pagine della Piana, ma la politica peggio della mafia, a San Ferdinando il convegno che hanno preso parte alcuni imprenditori che sono in trincea. Contro le 'ndrine, la rabbia di Antonino De Masi e l'amarezza di Pippo Callipo. Saccomanno sul 2 giugno è stata passerella. Auto incendiata al pronto soccorso, non c'è pace per i medici di Polistena, ennesimo episodio intimidatorio contro il presidio sanitario. Tentano di dare fuoco alla macchina del parroco, è successo venerdì a Galatro. E infine Fabrizio Pioli, 100 giorni di silenzio, a oltre 3 mesi dal probabile omicidio, non ci sono tracce del corpo e del presunto assassino. In carcere per l'omicidio, il fratello, la madre e il cugino della donna che amava. Il ragazzo invaghito della donna sbagliata. Era questa l'ultima notizia di oggi. Piana Stampa torna domattina alle 8:30, come sempre, subito dopo il caffè. A voi tutti, da Lucio Rudinò, l'augurio di una buona giornata.